Allora, vediamo se riusciamo a catturare in diretta una delle dinamiche più importanti di DeLorean. Allora, siamo in un time frame molto basso e l'ho fatto apposta perché così possiamo vedere abbastanza velocemente la dinamica. E come vedi, il prezzo era qui, quindi c'era la gialla sopra l'oro. Abbiamo cominciato a vedere, beh, per motivi che adesso non sto qua a spiegarti, c'era motivo di pensare che questo potesse essere un tetto, diciamo, difficilmente superabile, quindi c'era motivo di pensare che da qui in poi volesse scendere. E, anzi, ti dirò di più: no, il motivo per pensarlo è che anche lo scanner tradizionale AIM, lo scanner armonico, ce lo dava come un punto D. Allora, in che cosa però DeLorean ci può appunto aiutare? Vedere che il prezzo, tutto sommato, si era avvicinato alla linea dell'acqua. Qui ha cominciato questa discesa e c'è stato il primo cross. Allora, il cross, ti ricordo, è semplicemente quando la gialla scende sotto, o in questo caso, visto che era sopra, scende sotto. Se fosse stato sotto, avremmo chiamato cross il fatto che salisse sopra. Però che cosa abbiamo in più? Che a un certo punto si sta formando, proprio in questo momento in diretta davanti a noi, si sta formando uno shift speciale, cioè uno shift che scende sotto l'acqua. Quindi il primo shift è iniziato e ha portato il prezzo a toccare l'acqua. Siccome è andato sotto l'acqua e sta dimostrando di voler continuare, probabilmente scenderanno entrambe le linee, sia l'oro che il pomodoro, scenderanno sotto l'acqua. E questo è un ottimo segnale di una volontà di ritracciamento, quindi cioè di voler scendere ancora. Scendere fino a dove? Almeno fino a qui. Okay? Per cui questo già, per quanto in M1. E questa linea qui della Terra in M1 corrisponde nel futuro, cioè come se dicessimo nel futuro, questo qui è una discesa fino all'acqua, vedi? Quindi qua in M5, che è un po' il futuro di M1, lo shift deve ancora avvenire, lo possiamo forse vedere in diretta, no? Cioè che l'oro scenda sotto il pomodoro. Mentre, te lo ripeto, in M1, se andiamo a vedere, questa dinamica è già in corso. E anzi, addirittura è iniziato quello che adesso lo possiamo chiamare con il suo nome, il VTS, cioè il viaggio dall'acqua alla terra in M1, come se appunto la DeLorean, il concetto di DeLorean fosse di un ritorno al futuro. Quindi, se adesso in M1 sta succedendo questo, probabilmente succederà anche in M5. Però adesso in M1 sta succedendo il VTS, in M5 sta succedendo, nel senso è in corso l'avvicinamento all'acqua, che ti ricordo che noi lo chiamiamo il movimento Battisti perché ci ricorda l'acqua azzurra, l'acqua chiara, quindi che il prezzo vada a toccare l'acqua. Quindi, allora, se toccherà l'acqua anche in M5 e scenderà sotto l'acqua, addirittura potrebbe cominciare un BTS, cioè un movimento dall'acqua fino alla terra, anche in M1. Infatti io, vedi, in questa operazione, per quanto così di prova, ho messo un take profit addirittura qua sotto, perché ho motivo di pensare che voglia andare a scendere fino a qui. Però tutta questa discesa che noi adesso in qualche modo visualizziamo con le linee, cioè con le medie colorate, l'acqua, la terra, eccetera, eccetera. Se la andiamo a vedere nei termini più classici, che però secondo me alla fine poi sono un po' più complicati, questo qui è stato un movimento grosso, al rialzo, e quindi ci aspettiamo abbastanza fisiologicamente un ritracciamento. Quindi se dovesse in M5 arrivare fino all'acqua, sarebbe un ritracciamento abbastanza canonico, 38,2. Se dovesse arrivare fin dove dico io, potrebbe essere o il 75. Guarda, in diretta, anzi, aggiorno un po' la mia previsione, quindi mi accontenterei che scendesse almeno appunto fino a metà della Golden Zone. Potrebbe essere un buon obiettivo, insomma, di questa Golden Zone qui. Okay? Quindi, che cosa sto guardando io? Sto guardando questa dinamica che non è nulla di straordinario, è semplicemente un ritracciamento. Però invece che vederlo in termini di Fibonacci, lo vedo in termini di i nostri movimenti, i movimenti DeLorean, cioè lo shift che sta per avvenire. Se continua ancora un po', avviene lo shift in M5 e ti ricordo, avendo questa macchina del tempo, in M1, se vado a vedere, è già bello che è venuto e soprattutto è sceso sotto l'acqua. Quindi questa discesa sotto l'acqua mi fa pensare che arriverà fino almeno a questo, no? Quindi se io metto un livello qui, per capire qual è, diciamo, un attimino il prezzo, anzi, facciamo così, una cosa più corretta, facciamo una linea orizzontale, metto. Per capire qual è il prezzo in questo momento, 66,98, il prezzo della terra di M1, vado a vedere in M5
vado a vedere in M5 e vedo che la terra, questo qui, 60, è praticamente quasi verso l'acqua, quindi porterà il prezzo a scendere potenzialmente verso l'acqua. Ok, come vedi, veramente la macchina del tempo si dice che se in M1 è avvenuto questo shift, e lo shift è importante, soprattutto lo shift sotto l'acqua è importante, questo fa immaginare che nel futuro avverrà non solo lo shift, ma potrebbe addirittura sprofondare sotto l'acqua, quindi potrebbe addirittura andare qui sotto l'acqua. Ok, quindi questo è una dinamica, ci tenevo a catturartela in diretta. Naturalmente, spero di non complicarti la comprensione. Se da M1 ci ha fatto da previsione del futuro per M5, quello che succederà in M5 potrebbe essere una previsione del futuro di M15 e a sua volta di H1, eccetera, eccetera. Quindi catturare questi movimenti, saperli valutare, saper immaginare che non scenderà fino a qui perché sarebbe un ritracciamento troppo profondo. Quindi questo ci aiuta un po' a capire. Dopodiché, naturalmente, l'ultimo pezzo di tutta la strategia DeLorean sarà anche e soprattutto lo scanner DeLorean, che ci aiuterà a capire dove e quando avvengono questi shift per andare appunto a monitorarli. E quindi ricordi, il perno di un po' tutto l'approccio DeLorean è lo shift, uno shift soprattutto che scenda sotto l'acqua, almeno in un time frame. Va bene, un saluto e un abbraccio da Corso Sebastiano, ci vediamo ai prossimi video, non vedo l'ora che anche tu capisca quanto è potente e semplice questo nuovo approccio.